Sapete cosa sono? Li conoscete? La ricetta abruzzese. Qualche giorno fa ho pubblicato la ricetta e tutti mi avete chiesto come si farciscono ed eccole qui, ora lo faccio vedere. Questa farcia l'ho scoperta in locale di Chieti e da allora le preparo sempre in questo modo, con prodotti tipici abruzzesi, e adesso li facciamo insieme. Mischiare la farina con l'acqua. E se non avete visto la ricetta, rinfresco la memoria. Si unisce la farina con l'acqua fino a formare una pastella densa. Mi raccomando, senza grumi. Poi si finisce ad aggiungere il resto dell'acqua e si continua a mescolare fino a ottenere questa pastella semifluida, né troppo densa e né troppo liquida. Certo, sale, l'altra volta non l'ho messo, ed eccola qui, è pronta. Abbondante olio, mi raccomando, la ricetta originale lo prevede. Mia nonna, per esempio, non lo metteva, o ne metteva poco. Ed ecco qui, adesso si fa bella ruotare, così da distribuire bene il composto. Deve friggere per bene bene, mi raccomando, e una volta ben fritta ed asciugata, ed ecco qui. Sapete perché si chiamano rivotiche? Perché, ed eccole, si ribaltano di continuo. Le chiamano anche ribatte, che vuol dire la stessa cosa, ribaltare. Mentre nel teramano le chiamano scrippellitti o scrippellette, e alla fine sono la stessa cosa. Guardate che carine, sono troppo belle. Ad esempio mia mamma le fa proprio così, troppo buone. Adesso andiamo a farcire con mortadella e pecorino abruzzese. Nonostante sono intollerante al lattosio, questo tipo di pecorino lo tollero, anche se non è molto stagionato ed è il mio preferito, meno male. Ovviamente si va a togliere la scorza esterna, quella non si mangia. Fettina, un'altra fettina, ed ecco qui andiamo a farcire le ribatte, rivotiche o scrippellette, chiamale come vuoi, sono troppo buone. Fettona di formaggio e la mortadella locale, mamma mia che profumo coi pistacchi oggi. Poi si può piegare a metà oppure si possono arrotolare come ho imparato in quel famoso locale. E per far fondere un pochettino il formaggio si rimettono nella padella e si coprono. Così si può sciogliere un pochino il formaggio, poi si scopre, si gira e si va a sciogliere anche dall'altro lato. Mi sembra quasi di sentire il profumo, mamma mia, sono troppo buone. Anzi, che dire, sono proprio speciali, come diceva il mio papà. Provale e fammi sapere. E alla prossima ricetta, e seguimi per altri contenuti come questo, oppure di ricette senza lattosio, o di ricette, e non te lo dico, mi devi seguire per scoprirlo. Alla prossima e grazie per avermi seguito.